dedicato a Letizia. Ti sei mai innamorata di un amico? Credevi di aver trovato l'amore? Peccato che invece non ne valesse la pena. A chi non capita di incontrare un tipico cosiddetto stronzo? O quello a cui dedichi tante energie e poi scopri che non ne vale per niente la pena? Eppure il tuo tipo ideale potrebbe essere molto più vicino di quanto tu non pensi già. Così un giorno ti vedi con il tuo ex compagno di scuola, il tuo confidente, ed ecco che qualche cosa scatta, non lo so, una scintilla, uno sgioco di sguardi, una cotta a scoppio ritardato. E se ti fossi innamorata del tuo migliore amico, che si fa? Stai tranquilla, succede spesso. In America è chiamata questa situazione la cosiddetta friend zone. Lui e lei, amici da sempre, fanno i conti con i sentimenti che cambiano e quasi mai da entrambe le parti. Questa è l'unica pecca. Può funzionare? Se nel tuo cuore si scatena una rivoluzione, dall'altro lato sono molto evidenti anche i dubbi. E la fatidica domanda è: ma tra di noi potrà andar mai bene? Bene, molta gente ti risponde così: non credo nell'amicizia tra uomo e donna. Quindi la risposta è sì? La risposta è no? Chi lo sa? Tra i due sessi, probabilmente, ci può essere amicizia, ma solo per un po' di tempo. Poi il legame si trasforma. A questo punto un'altra domanda è: il segnale che avete passato il confine? Dov'è? Quando litigate o, non lo so, avete dei battibecchi e volano parolacce? Qui emerge un po' di passione? Si esprime in altri modi? Siete liberi? Mi raccomando, sii sincera o sincero, dipende da chi ci ascolta. Guardarsi all'improvviso con occhi diversi può generare un po' di imbarazzo, ma lo si supera facilmente con tanta sincerità, prima di tutto con te stessa e poi con l'altro. Consiglio finale: se il tuo migliore amico non ricambiasse i tuoi sentimenti o viceversa, che si fa? Bene, meglio vivere una delusione o un momento di crisi adesso piuttosto che consumarsi in un amore segreto e a senso unico. Se questo breve video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e mettete un mi piace a Passioni Reali e Passioni Virtuali. Grazie!